La scienza non è nient'altro che una perversione se non ha come suo fine ultimo il miglioramento delle condizioni dell'umanità. Questa è una frase detta da Nikola Tesla, che era un ingegnere serbo, che tra l'altro ha dato il nome anche a una vera e propria unità di misura, il Tesla, che è l'unità di misura dell'induzione magnetica, ma è anche il nome di un'associazione piacentina molto particolare, di cui abbiamo già avuto modo di parlare in precedenti occasioni. E noi oggi ospitiamo ancora una volta il presidente dell'associazione Spazio Tesla, Alberto Negri. Alberto, buongiorno, bentornato. Ciao Giovanni, grazie ancora. Allora, oggi con Alberto e la sua associazione Tesla torniamo indietro alla serata di ieri, perché l'associazione Tesla ieri sera ha ospitato un grande personaggio che abbiamo la possibilità e la fortuna di ospitare anche noi oggi, che saluto. Luis Fernando Mostaco Martens, benvenuto. Grazie Giovanni, es un gusto estar en tu programa para justamente hablar de esos libros que tienes contigo. Grazie, abbiamo anche la moglie Anna Poles che ci aiuterà a tradurre dallo spagnolo, anche se è molto comprensibile. Parliamo allora, Alberto, di una serata molto particolare che avete tenuto e organizzato ieri sera. Sì, ieri sera è stato intanto un esperimento, perché era lunedì sera e il lunedì sera è sempre un po' per gli italiani e poi soprattutto per i piacentini una difficoltà dover uscire di casa. Al Centro Congressi Galileo abbiamo avuto l'onore di avere Luis, Fernando e Anna, abbiamo ospitato forse il più grande contattista. Qui viene magari utilizzato in maniera anche un po' desueta di extraterrestri, ma in realtà un uomo che riesce a entrare in contatto con esseri di altre dimensioni, quindi esseri ultradimensionali. Allora, attenzione, quindi appunto dire extraterrestri può essere un po' semplicistico, però per capirci è quello. Quindi Luis Fernando viene considerato uno dei più contattati contemporanei e dei contemporanei più importanti. Contattati, e la sua esperienza è stata raccontata e descritta anche in questi due libri, in particolare questo è l'ultimo, I maestri dei sette raggi. Allora, contattati da altre entità, da altri mondi, da altri spazi, da altri esseri, ci faccia capire. Así es, Giovanni. En realidad, cuando hablamos de que uno es contactado, es porque sencillamente he tenido la oportunidad de estar cara a cara como nosotros y recibir información muy importante para este tiempo de estos seres. Desde 1900... Magari dobbiamo tradurre. Ok, sì. Quindi essere contattato davvero significa che nella mia propria esperienza sono stato faccia a faccia con questi esseri ed ho ricevuto da loro dei messaggi molto importanti per l'umanità in questo momento storico. Ecco, messaggi di che tipo, di che ambito? Giovanni, il messaggio è di speranza e alternativa. Di speranza perché? Quindi il messaggio è di speranza e alternativa. Di speranza perché? Perché se hay civilizaciones que han logrado superar los problemas que nosotros nos encontramos viviendo, bien nosotros como seres humanos podemos lograrlo. Ok, quindi se ci sono delle civiltà che hanno potuto superare problematiche forti e gravi che noi oggi stiamo vivendo, anche noi abbiamo speranza di superarle, quindi fame, guerra, malattia. Ecco, in che modo avvengono questi contatti? Questo contatto si inizia a livello telepatico. Attraverso queste comunicazioni telepatiche mi invitano 50 km fuori dalla città. Questi contatti iniziano per esempio a livello del sogno o a livello telepatico. E nella mia prima esperienza di contatto, queste cose le aggiungo un po' io perché conosco, aveva 13 certo, anni certo. E chiaramente lo invitano, a lui e alla sua famiglia, a 50 km dalla città in cui viveva. In quel periodo viveva in Perù, Tacna. Eso se llama un contatto programmato. E questo tipo di contatto certo. È chiamato chiaramente programmato perché c'è l'invito. Alle 8 della notte, tal come nos lo habían anticipato, se hizo presente un oggetto di forma lenticular. E come gli avevano anticipato, perché questi inviti sono con giorno, ora, luogo. Alle 8 della notte si è presente un oggetto di forma lenticolare. Si è presentato proprio un oggetto di forma lenticolare. E cominciò a desplazarsi a una distanza di unos 2000 metri approximatamente. È iniziato a muoversi a una distanza di 2000 metri più o meno rispetto a dove stava lui con il gruppo. Toda vez que este objeto se desplazó horizontalmente, se hizo más pequeño y se perdió en el horizonte.
e poco a poco si è allontanato fino a perdersi nell'orizzonte, quindi la luce è diventata sempre più piccola. Prego. El grupo de 17 personas que estábamos ahí presentes miramos hacia lo alto y observamos un segundo objeto de características totalmente diferentes. E subito dopo alziamo tutti lo sguardo verso il cielo e si presenta un altro oggetto, questa volta diverso, forma diversa, colore diverso. Pero en esta segunda experiencia ellos se vuelven a comunicar y nos dicen lo siguiente. Ok, in questa seconda, questo secondo oggetto si mette in comunicazione con noi e ci dice quanto segue. Que se encontraban acá porque la Tierra no se iba a destruir, ma sí se estaba transformando. Quindi ci dicono che loro stavano qui perché la Terra non è che stava finendo, non c'era la fine del mondo che avevano annunciato, 2012, queste storie, sì. Ma c'era un processo di trasformazione molto importante. E che Giovanni... Dentro de ese proceso de transformación, nos tocaba a nosotros como seres humanos asumir un rol protagónico. Ed era importante nel messaggio il fatto che ci dicevano che eravamo noi a dover essere i veri protagonisti di questo cambiamento. Ok, adesso abbiamo visto delle immagini poco fa, ci sono dei luoghi particolari che hanno, diciamo, una energia particolare per questo tipo di contatto. Ieri per esempio nel Piacentino c'è stata la possibilità di questa gita, no, in Val Trebbia, sopra Travo, in questo posto molto particolare che si chiama Pietra Perduca. Así es, exactamente. El día de ayer tuvimos la oportunidad justamente con el grupo de Tesla de estar presentes en este mágico lugar. Effettivamente ci sono questi luoghi particolari in cui l'energia è più forte, ci sono dei vortici energetici ed ieri, grazie al gruppo Tesla, siamo potuti andare qui vicino a Piacenza in un luogo speciale che si chiama Pietra Perduca. Perduca, certo. Perduca, Giovanni, è algo así come un vortice naturale di energia planetaria. E davvero, lì c'è un vortice di energia planetaria naturale. Quindi ha individuato questo luogo particolare in Val Trebbia. Sì, sì. Che significa questo? Quando parliamo di un vortice di energia, stiamo riferendonos a che tiene un campo magnetico molto elevato. Quindi che cosa c'è in questi campi, in questi vortici di energia? C'è un campo magnetico che è molto alto e molto elevato. Sta con molta carga ionica negativa. E c'è una carica ionica negativa molto alta. La carga ionica negativa tiende a energetizzare de manera naturale le persone. Quindi gli ioni negativi caricano in modo naturale le persone. Quando uno si encuentra, come observan en la pantalla, in questo lugar in stato di relajazione e meditazione. Quando una persona è in questi luoghi particolari e sta facendo un rilassamento o sta meditando, può vivere lo che si conosce un stato alterato o un momento di lucidez. Può vivere degli stati alterati o momenti di lucidità particolari. Esto fue descubierto por la NASA, justamente a través de lo que fueron los viajes espaciales. E questo stato di coscienza particolare è stato scoperto già dalla NASA, quando c'erano i viaggi spaziali. La NASA descubrió que las personas, cuando se encuentran en gravedad cero o altas concentraciones de energía geomagnética... Quindi sembra che abbiano scoperto che quando gli uomini stanno a gravità zero, o alte concentrazioni di energia, entonces tienden a sufrir esta suerte de estados alterados. Soffrono degli stati, ok, alterati di coscienza. Dobbiamo purtroppo chiudere, vi ricordo i maestri dei sette raggi, Luis Fernando Mostacco Martens, Alberto Negri, prossimo appuntamento? 17 di aprile con Maurizio Baiata, che avremo ospite a Piacenza, come i colleghi di Gruppo UFO Cremona lo avranno il 18. Quindi sarà un doppio appuntamento Piacenza-Cremona, ancora con l'ufologia.